eccoci, buon pomeriggio a tutti quanti eh, benvenuti in questo talk show su mobilità e public affair, io sono Giorgio Giordani, sono il presidente e founder di Spencer Lewis e proverò a traghettarvi in questo bellissimo viaggio perché bellissime sono le storie dei nostri cinque ospiti che ci racconteranno, racconteranno quest'oggi. Vado a presentarveli perché il tema, il tema è caldo, non voglio togliere spazio e voglio andare subito, subito al sodo. Vado in ordine alfabetico, vorrei dare il benvenuto ad Andrea eh, Guiricin economista responsabile degli studi sui trasporti CESISP dell'Università degli Studi Milano Bicocca ad Assia Viola, eh, comunità. External and Media Relations Director di Smart Road Safety, uh, Gabriella Favuzza, Future Mobility and Public Affairs Manager di Renault Italia. E Gianluca Cuzzolin, direttore mobilità lagunare di ACTV e Guglielmo Pilutti, public affair manager di Flixbus. Intanto benvenuti, e grazie di aver portato pazienza nelle scorse settimane per riuscire a trovare un filo comune. Perché guardandola eh, da fuori, da un altro punto di vista, sembra che stiate eh, giustamente su eh, ecosistemi completamente diversi. In realtà, l'ecosistema è uno solo, è quello della mobilità. I modelli verso cui lavorate sono assolutamente. Gli stessi e c'è un punto totalmente in comune che spero di riuscire a trasferire a tutti e che insieme riusciamo a fare un buon lavoro. Volevo partire da, da Andrea eh, perché nelle nostre conversazioni della settimana scorsa c'è stato un punto fondamentale che è poi il, il, il topic centrale che vorrei portare in questo talk show che è il tema dell'integrazione, il tema del dialogo. Eh, parliamo di public affair nelle relazioni che ci sono tra pubblico privato e stakeholder, ognuno giustamente cercando di portare avanti i propri intenti. Eh, la capacità di creare tavoli di dialogo, tavoli di integrazione, ma come giustamente li hai chiamati tu, ma come di dobbiamo per chiamarli tavoli intermodali, probabilmente è il punto di partenza da cui proviamo a fare questo viaggio. Andrea raccontaci eh, la tua esperienza e quello che hai visto con i tuoi occhi, perché secondo me sono storie importanti da trasmettere. Grazie, grazie mille, grazie per l'invito innanzitutto. Eh sì, la mia esperienza al di fuori dell'università poi è molto pratica sul campo, perché con la mia società di consulenza abbiamo lavorato ad esempio al progetto intermodalità. Eh, con ITA, Aeroporti di Roma, eh, con Ferrovie dello Stato e quindi quello è stato un progetto sicuramente molto interessante per quanto riguarda, riguarda l'aeroporto di Roma-Fiumicino, principalmente, ma non solo. In realtà, poi collaboro a livello globale anche con la Banca Mondiale con e con tante altre aziende eh, e quindi. Far, vorrei fare un discorso un po' più ampio chiaramente in tre minuti così non vi annoio ti, ti chiedo Andrea una gentilezza e la trasmetto anche a tutti gli altri di eh, raccontare al di là della job title cosa fate e di che certo. cosa vi occupate così entriamo nel vivo poi dei temi esattamente Innanzitutto all'Università Milano Bicocca insegno economia dei trasporti e abbiamo un centro di ricerca proprio su, sulla, su, sui trasporti e mi occupo esattamente di questo, sulla regolazione principalmente dei trasporti. Poi lavoro in Banca Mondiale, Nazioni Unite, con la società di consulenza ho fatto diverse riforme dei diversi settori, settore aereo con, da Ryanair, a Lufthansa, ITA, un po', un po', un po vario, eh, settore automotive, anche eh, un po' fatto, ho lavorato nel settore. E quindi, diciamo, è un'esperienza vasta, non solamente accademica. Non vorrei focalizzarmi sull'Accademia. Sull e quindi l'intermodalità, ne abbiamo sentito parlare, abbiamo visto anche i tavoli dell'intermodalità che sono stati fatti anche dal ministero. È molto facile parlarne, è molto più complesso poi riuscire a, a mettere a terra. Cioè, pensiamo anche che eh, l'intermodalità degli stessi bus negli aeroporti può essere più complesso riuscire a avere poi chiaramente un'integrazione in questo progetto ad esempio Roma Fiumicino quindi riguarda proprio questa città, noi sappiamo che Roma Fiumicino ha una stazione, ha una stazione che però è una stazione di testa, non è una stazione passante e non è una stazione come forse conoscete Parigi, Charles de Gaulle o Francoforte dove passano i treni ad alta velocità, si fermano e continuano. Ad esempio, fra Francoforte e Colonia. Quindi nasce diciamo, in una posizione sfortunata che non è sulla nostra linea ad alta velocità. La eh, nostra linea ad alta velocità. Io ho lavorato molto nel ferroviario con Italo, con le frecce, sì. con RFI. Tenete conto eh, linea ad alta velocità che è successo, perché noi abbiamo avuto la concorrenza e abbiamo tantissimi servizi. Il problema è che noi abbiamo un servizio. Che è di testa e quindi un treno ad alta velocità dovrebbe, che costa 30 milioni di euro dovrebbe essere utilizzato sulla linea regionale per i 32 minuti 29 km per arrivare a Roma e Fiumicino e quindi funziona male. Ad oggi abbiamo tre collegamenti e, e ci sono poi problemi tecnici, cioè riuscire a far funzionare tutto questo complesso. Ad esempio i treni che da Firenze devono andare a Fiumicino, quindi per fare un'intermodalità vera e propria, senza poi avere la, andare nella problematica del biglietto unico vi dicendo, hanno un problema tecnico nella stazione di Roma Termini. Che cosa significa? Che se avete in mente la stazione Termini, 24-25 binari, quelli i treni che arrivano da nord si fermano tra il binario 1 e 11. I treni che vanno a Fiumicino, se chi lo prende, il Leonardo, va al 23 o 24, bene o male. Cosa significa? Che un treno che arriva da Firenze, arriva nei primi binari, per poter continuare poi per andare a Fiumicino, dovrebbe tagliare tutta la stazione. Che cosa significa tagliare la stazione? Togliere la capacità per 5 minuti a decine di treni. Che cosa succede ad oggi? Che noi abbiamo un, un, diciamo, un sistema così di successo, che abbiamo tantissimi treni e la stazione di Roma Termini è satura. E devono entrare altri eh, 12 treni di Italo, altri 30 delle Frecce, altri 9 dei francesi e tutto questo chiaramente anche questi problemi tecnici fa sì che tutto questo non possa funzionare al meglio. Quindi riuscire a trovare delle soluzioni è facile dire le parole, facciamo andare i treni ad alta velocità facendoli fermare anche a termini per poi fare un prodotto unico per il passeggero che da Firenze vuole andare a Los Angeles. Bene, si può anche fare tecnicamente, bisogna pensare un po' alla regolazione di tutto quanto, però poi esistono problemi tecnici che a volte sono complessi da risolvere. Perché? Perché tutti gli attori: rete ferroviaria italiana per la stazione a gestione del traffico, Trenitalia se ha il servizio, ITA, eh, aeroporti di Roma, che hanno fatto quello stand FCO Connect quando arrivate eh, all'aeroporto di Fiumicino, via dicendo. È complesso poi riuscire a trovare una soluzione che possa funzionare per il cliente finale. Perché spesso il cliente finale ha certo. vuole un prodotto semplice e tutto questo, poi, con frequenza, tutto quanto, tutto questo è difficile da creare. Quindi bello, bellissimo, dobbiamo fare tanto, sono sicuro che si può fare sempre di più con tante tipologie di mezzi. Eh, ma è un processo complesso che non, deve essere, non devono essere sottovalutati. Come ogni singolo attore, ogni singolo stakeholder, ha un ruolo importante all'interno dei, dei tavoli di intermodalità sì, e dei tavoli di dialogo. Posso fare solo un appunto velocissimo, certo. proprio un secondo. Eh, una soluzione potrebbe essere evitare Roma Termini. Il problema è che i treni ad alta velocità, se voi parlate con Giammatista Larocca che la D di Italo o Pietro Diamantini che la D delle, delle Frecce, vi dicono fermare a Tiburtina e non fermarsi a Termini il prezzo medio del biglietto scende del 10%, certo. cioè lo yield scende del 10-15%. Perché? Perché Tiburtina non funziona bene. Perché non funziona bene? Perché la mobilità urbana Tiburtina non è così efficiente, tanto che io faccio spesso la battuta senza entrare nel tema taxi, ma sul tema, diciamo, trasporto pubblico locale, noi abbiamo quasi in questo momento più frequenza di treni ad alta velocità fra Milano e Roma, perché ne abbiamo uno ogni 10 minuti ogni quarto d'ora che di metro B in questo momento certo. per N motivi che metro B da Tiburtina per andare verso il centro città perché la B1 eh, dividendosi in B1 e B praticamente poi sappiamo che la frequenza è abbastanza bassa e il cliente quindi non vuole scendere a Tiburtina e vuole continuare a Terni dove teoricamente il il esatto. Beh, perché non c'è parcheggio giustamente anche, anche, esattamente c'è un insieme di problemi di mobilità che chiara, di, di ulteriori settori che fanno sì che la stazione ferroviaria non funzioni al meglio eh, che di fatto l'intermodalità possa non essere diciamo, non possa non evitare termini in qualche maniera. E tutto questo fa capire come i piccoli problemi, sono tanti piccoli problemi con tanti attori che magari non sembrano così importanti per i parcheggi. Vedi, eh. Ma infatti il punto grande, ti ringrazio di questo punto di partenza, perché tramite le tue parole stiamo cercando di entrare no, nel vivo. Di, 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 abbiamo aperto il sipario di quello che è, secondo noi e, e secondo me in particolare, la relazione tra attore privato, attore pubblico e tutti gli stakeholder della filiera che non sono mai pochi perché ovviamente ognuno ha i propri interessi spesso eh, la miopia eh, spinge interessi senza pensare al bene comune e molto spesso invece esistono dei tavoli cosiddetti di dialogo e di integrazione, prendo proprio il punto che dicevi, cioè il fatto che spesso Tiburtina eh, come hai fatto l'esempio di Roma ma come tantissimi altri posti, poi quello che manca è tutto quello che è intorno, no? la stazione l'abbiamo Creata il treno arriva, siamo stati anche estremamente veloci, ma poi il servizio pubblico, ma poi i trasporti privati, ma poi la sharing mobility, ma poi tanti altri servizi al cittadino. Perché ricordiamoci che è sempre l'essere umano che si muova. Eh, passo proprio e approfitto di questo tema per passare a, a Guglielmo Pilutti di Flixbus. Perché eh, Guglielmo, noi abbiamo fatto una bellissima chiacchierata e chiaramente ci hai dato e mi hai dato un punto di vista che è quello. Chiaramente di Flixbus, che è molto interessante perché voi, in termini di public affair, oggi lavorate a due grandi livelli: no? il decisore pubblico centrale, per dinamiche chiaramente nazionali, e il decisore pubblico locale, perché poi Flixbus eh, eh, è, opera e è presente con una capillarità straordinaria. Capillarità che è molto bella come accezione, ma probabilmente spesso l'accezione è negativa perché la capillarità ti porta a dialogare con decisori pubblici eh, su un decisore pubblico su comunità locali così piccole che spesso non riescono ad affrontare in maniera visionaria eh, quello che poi di fatto Flixbus stesso ha bisogno ma poi i clienti no, per spostarsi. Il tema dell'integrazione, il tema eh, di riuscire a creare una infrastruttura, in questo caso Gabillare, che possa essere d'aiuto alla comunità perché lì dove Flixbus si ferma possano esserci tanti altri servizi per creare un qualcosa di integrato. Sì, assolutamente. Buongiorno a tutti. Innanzitutto, come magari è più è noto, Flixbus è conosciuta per quanto concerne il colore verde sugli autobus, li avrete magari visti sulle nostre autostrade, eh, magari in meno è noto come funziona Flixbus. Quindi eh, dicevamo sì, c'è un, un aspetto di regolamentazione, di rapporto continuo che intratteniamo sia col governo centrale che con... Tutti i comuni dove fermiamo. Chiaramente alla base c'è bisogno di un'autorizzazione in Italia c'è stata una liberalizzazione importante come è venuta sui treni eh, in questo senso, aprendo il mercato anche agli operatori privati. Dopo dieci passi anni, diciamo, è stata effettivamente possibile questa liberalizzazione passando da un regime concessorio ad uno eh, autorizzativo. Quindi noi per eh, far partire una linea. Eh, dobbiamo passare da un'autorizzazione del Ministero dei Trasporti con tutte le tempistiche burocratiche che ne derivano. Eh, recentemente abbiamo avuto, recentemente, novembre 2021, abbiamo avuto un'importante riforma da questo punto di vista che ha alleggerito, in qualche modo ci ha allineato un pochino di più a quelli che sono gli standard, le tempistiche europee, perché eh, prima di questa riforma, faccio un esempio, per ottenere un'autorizzazione Potevano passare anche sei mesi, addirittura nove mesi ora siamo più entro i tre mesi. Quindi è una, una cosa molto importante anche perché ci dà la possibilità eh, di una flessibilità di programmazione. Più o meno, non è che cambiamo la linea dal giorno al domani, però eh, c'è la necessità di programmare a seconda della domanda effettiva di mobilità in quanto noi eh, non godiamo di concessioni pubbliche, di contributi pubblici, ma siamo un operatore privato che opera sul mercato. Eh, questo per dire che anche a livello locale abbiamo chiaramente eh, una, un rapporto continuo con le amministrazioni locali. Perché dopo l'autorizzazione, cioè in parallelo all'autorizzazione delle linee, c'è bisogno di avere un nulla osta dai comuni, dai singoli comuni, per poter fermare in quella città in un posto ben specifico che identifica il comune. E da lì quindi inizia la, la concertazione certo. del posto, che può essere più o meno vicino alla stazione ferroviaria, più o meno fuori dal, dal raccordo autostradale. Insomma, ogni città ha la sua esigenza. Noi eh, operiamo in circa 500 città in Italia, eh, il 40% delle nostre destinazioni è in comuni con meno di 20.000 abitanti, questo vi rende un pochino l'idea di con quante realtà dobbiamo interloquire, rapportarci, capire anche le esigenze della singola città. Eh, ed è importante in questo senso una concertazione, un partenariato pubblico-privato, perché molto spesso delle decisioni possono essere calate dall'alto. C'è il comune X che per esigenze Y decide che la fermata del, non la fermata fix, la fermata del trasporto a media lunga percorrenza sarà... Lì, in quel punto che però è una cattedrale nel deserto, magari certo. senza nessun tipo di collegamento, prima si faceva riferimento al treno che porta a Fiumicino, magari noi non abbiamo molto spesso neanche un autobus che collega la stazione e allora lì inizia una concertazione perché ognuno ha le sue esigenze ed è importante per il pubblico. Chiaramente per il privato, perché sennò certo. chi ne subisce più le esternalità negative siamo noi l'operatore, ma soprattutto i passeggeri. Ma poi immagino anche a dimensioni diverse, no? Perché parlare col decisore pubblico centrale, eh, si parla di sviluppo, si parla di quello che sono i fondi che arrivano a livello europeo per sviluppare piani regolatori. Immagino su città metropolitane. Però mi immagino che abbiate anche dimensioni molto più basse, dove non so, il sindaco del comune è probabilmente il proprietario del ristorante o della ferramenta che non vuole che metti la stazione davanti alla ferramenta perché se no gli toglie. Quindi ci sono esigenze. A volte faccio questo per dare veramente una visione completa e totale. Far capire anche il tessuto dei piccoli comuni o dei piccoli centri italiani è qualcosa che rende il lavoro di public affair estremamente particolare da perfezionista, perché riuscire a Comprendere le esigenze in quel caso per chi opera a livello nazionale, spesso sono in, possono sembrare incomprensibili, che invece io penso che poi voi lavoriate anche per tutelare no, le comunità locali, i piccoli centri, ma chiaramente offrire un servizio. Assolutamente. Eh, su questo appunto la fermata, l'autostazione, premesso che in, in Italia ci sono circa una ventina esagerando di autostazioni. Termine, autostazioni, tutto il resto sono fermate, fermate che possono essere anche una palina verticale su un marciapiede, eh, è il caso di città come Torino, basti Perfect. pensare, eh, quindi città anche importanti, non la, la località turistica estivo-invernale. Sure. Eh, L'autostazione, la fermata di per sé, è un qualcosa... Su cui lavorare, sì anche a livello centrale, perché poi per dare un'unità di pensiero, una strategia, delle linee guida a quello che sarà, insomma, c'è bisogno di un indirizzo centrale perché come l'aeroporto, come la stazione ferroviaria, anche le autostazioni, mi permetto di dire, hanno una loro dignità e, e soprattutto portano, eh, oltre che turismo, perché è il primo biglietto da visita per i turisti che arrivano a Milano Lampugnano o a Roma Tiburtina da Monaco o da Berlino, quello è il primo biglietto da visita che l'Italia dà e quindi è anche quello un, un aspetto da considerare molto importante, quello turistico, eh, non è stato fatto questo lavoro sulle autostazioni, è stato fatto per fortuna sugli aeroporti e sulle stazioni ferroviarie. Non è stato fatto sulle autostazioni e andrà fatto perché, oltre a livello turistico, c'è anche un discorso sociale ed economico: quello economico, perché una fermata, un'autostazione un porta valore, valorizza il territorio certo. in cui è inserita. Eh, si possono creare delle attività commerciali limitrofe, eh, può diventare un luogo di incontro, lì torniamo al tema della, della, mobilità, della settimana europea per la mobilità, quindi l'utilizzo dello spazio pubblico, le autostazioni possono diventare un nuovo spazio pubblico da ridare ai cittadini, il loro possesso, inteso come hub intermodale. Certo. Eh, primo posto dove verranno ricaricati, eh, riforniti gli autobus a trazioni alternative del futuro, si pensa all'idrogeno. All'elettrico che sul nostro settore non è ancora sviluppato. Poi questo magari molto ne riparliamo dopo così non rubo <ride> troppo tempo. Però e... spero di aver Intanto ti ringrazio perché sto cercando di fare veramente un viaggio planare dall'alto per cercare di far vedere eh, dal punto di vista accademico piuttosto che privato arrivando fino al locale, però c'era un punto che mi è piaciuto molto: cioè la doppia velocità con cui il privato e il pubblico cammina. No? Spesso eh, si parte dallo stesso punto poi eh, non per gli esseri umani ma per probabilmente l'infrastruttura burocratica che poi il pubblico è costretto a, a vivere quotidianamente, che si mette a terra con decisioni pubbliche determinate scelte, nel momento in cui si mettono a terra il privato è già arrivato 10 passi avanti e quindi eh, l'infrastruttura che si sta costruendo diventa anacronistica o piuttosto obsoleta. No? Eh, e su questo tema, no, non tanto sulla velocità ma quanto per l'attenzione mediatica volevo passare a Gabriella Favuzza, eh, Future Mobility and Public Affair Manager di Renault. Eh, Gabriella tu rappresenti di fatto uno dei più importanti car maker a livello europeo, eh, il tema della, della doppia velocità probabilmente lo stiamo osservando negli ultimi anni e chiaramente l'automotive è quello più attenzionato perché siete quelli più attenzionati mediaticamente parlando, anche se... E qui è bello, è... attirate molto l'attenzione. I media sono molto attenti su di voi, anche se dobbiamo ricordare che il settore automotive eh, è costituito da una filiera molto, molto, molto lunga, dove l'unico responsabile non è il carmaker e basta, ma c'è una filiera all'interno della quale c'è anche il decisore pubblico. Eh, ci troviamo in un momento, probabilmente questa è la scorsa settimana tra le più pazzesche del mondo, abbiamo visto il rapporto Draghi, abbiamo io personalmente studiato e approfondito il capitolo sul tema automotive. Parliamo dell'ice band del 2035 e degli step di avvicinamento. Uh, Renault sta investendo in innovazione, in tecnologia. Forse da prima che i media iniziassero a parlare di auto elettriche e di emissioni probabilmente, quindi parliamo veramente di tantissimo tempo. Ecco, eh, non, non scendiamo su temi politici, se vuoi farlo farlo tranquillamente anche in maniera provocatoria, mi piacerebbe però capire l'approccio di Renault eh, eh, e il racconto che anche hai fatto a me della filiera, no? cioè di, eh, il mondo automotive è un mondo globale. Né, non è soltanto europeo, non è soltanto nazionale. In questo mondo eh, come si muoveremo e che cosa sta accadendo, così cerchi anche di darci un punto di vista attuale. Eh, intanto buon pomeriggio a tutti. Eh, come si muove Renault lo posso raccontare, ma la realtà è, è, sarebbe forse più appropriato dire come si muove, muove l'intera industria automobilistica, perché poi alla fine eh, stiamo andando su per giù tutti eh, eh, verso diciamo, la stessa eh, direzione. E, tu giustamente facevi riferimento al, eh, alla eh, globalità dei, dei temi, di fatto l'industria automobilistica oggi sta vivendo delle sfide che in qualche modo eh, direi che tagliano in modo orizzontale le imprese dei diversi settori, tagliano uh, eh, i paesi, tagliano eh, le frontiere e quindi diventano um, sfide eh, globali, a cominciare da quella della, de della decarbonizzazione sì. dei, dei trasporti e delle eh, regolamentazioni. Che, che, che questa grande sfida globale ehm, eh, si, ehm, si porta dietro. Eh, è chiaro che la decarbonizzazione per eh, l'industria automobilistica ehm, va molto al di là poi della tecnologia ehm, eh, delle auto, perché è, è qualcosa che investe l'impresa a 360 gradi dall'approvvigionamento delle, delle materie alla eh, ai processi industriali piuttosto che alla logistica e ovviamente anche il ehm, eh, la, la, la tecnologia delle auto. Facevi riferimento alla regolamentazione della dell'ISBAN per chi non, non, non lo sapesse. Essenzialmente è eh, un, eh, un regolamento europeo che fissa al 2035 lo stop alla vendita di veicoli eh, endotermici. Eh, un passaggio diciamo senz'altro eh, eh, opportuno è necessario per la decarbonizzazione poi complessiva di tutte le nostre attività, ma che evidentemente si porta dietro tante altre sfide. Non stiamo di fatto discutendo soltanto di che motore dobbiamo mettere all'interno di un veicolo. Poi il progresso tecnologico, le case automobilistiche sono abituate in qualche modo a perseguirlo dalla, da sempre. Da, da, oltre un, un secolo uh, Renault e non, non, non siamo neanche i più vecchi, eh, abbiamo 125 anni di storia eh, alle spalle, siamo eh, abituati ad un costante progresso tecnologico. Eh, quello dell'auto elettrica è un eh, progresso che senz'altro da una parte... Eh, è estremamente positivo dal punto di vista ambientale, dal punto di vista di modernizzazione del, dell'auto, perché poi le auto elettriche sono anche le più uh, connesse. Qui ci eh, eh, certo. eh, apriremo un altro uh, grande capitolo della rivoluzione diciamo digitale che, che, che sta vivendo la nostra uh, industria, ma non, non mi ci soffermo. E, però l'auto elettrica si porta dietro un, un ecosistema completamente diverso da quello eh, a cui siamo stati finora abituati. Non basta a se stessa, di fatto. Per la prima volta. Uh, il ruolo di un uh, carmaker non termina nel momento in cui uh, sviluppa, produce e porta all'interno della concessionaria uh, un'auto uh, un uh, perché um, uh, per favorire poi uh, l'adozione e l'effettivo utilizzo dei veicoli elettrici servono tanti altri uh, tasselli che vanno molto al di là di quello che è il perimetro di un costruttore automobilistico. Servono uh, dei prezzi accessibili, questi non dipendono soltanto dal car maker che senz'altro può fare tanto in termini di diciamo, uh, ottimizzazione ehm, e, e di efficienza. Dello sviluppo dell'approvvigionamento delle materie, ma poi ci sono tanti altri aspetti: le tariffe dell'energia che poi serve per alimentare il veicolo, l'energia che deve essere. Ehm, eh, green eh, eh, deve essere rinnovabile per poter perseguire eh, effettivamente il, il ciclo delle zero emissioni, serve un'infrastruttura di ricarica eh, diffusa eh, e così via. Insomma, servono tanti, tante eh, altre eh, componenti che rendono necessario. Gli attori fatto, in campo sono veramente un, molti. Un gioco di, di squadra e una eh, interazione pubblica. Privato che diventa indispensabile. Poco fa mi, eh, mi sono preso un, un appunto perché le, le, si parlava, diciamo, dei comuni. Mi è venuto in mente, per esempio, eh, la, la grande frammentarietà che oggi esiste nelle. Ehm, nelle regolamentazioni anche a livello comunale di accessi nei centri, nei centri storici. In un'auto posso entrare con, con l'auto endotermica, in un'altra città invece devo avere per forza l'elettrico, in una ci posso entrare con l'Euro 5, in un'altra no, eh, in una con il GPL, nell'altra no, e in una città ho il parcheggio gratuito nelle, nelle strisce blu se ho l'auto elettrica, in un'altra invece la pago. E così via. Questo indubbiamente eh, confonde eh, laddove invece eh, per perseguire sfide che sono diciamo, orizzontali e globali servirebbe eh, visione, servirebbe chiarezza e servirebbe costanza e coerenza ma intanto, intanto grazie perché ci hai dato un punto di vista che è chiaramente globale che è chiaramente sovranazionale e, e anche delle sfide un po' che, che abbiamo davanti no? perché sentire parlare di auto elettriche in questo momento storico e basta è abbastanza riduttivo io, io probabilmente da buon comunicatore farei delle bellissime campagne di sensibilizzazione e mo, scherzando e ridendo, avere un'auto elettrica significa cambiare non soltanto le proprie abitudini, ma anche le proprie consuetudini, il che è una modifica sociologica a una società. E se o, no, o lo fai attraverso delle campagne di sensibilizzazione: che sono lunghe nel tempo, sarà veramente complesso riuscire a cambiare l'abitudine di... Dimmi Guglielmo, eccoci. Solo una cosa, eh, nel report Draghi viene data come raccomandazione questa, quindi l'armonizzazione degli standard di traffico, sì. degli standard veicolari a livello... quindi vale. che parte dal livello comunità, quindi il, forse potremmo... Il report di, di, di Draghi da questo punto di vista è molto interessante perché... Eh, Segue molto anche, mh, la Scia è molto coerente anche con una lettera all'Europa che il nostro CEO Luca De Meo nei mesi scorsi ha, ha presentato. Anche il report di Draghi come il, il nostro diciamo, posizionamento e questo appello che abbiamo fatto all'Europa non fa altro che eh, attirare l'attenzione sull'importanza sull di una sincronizzazione di fatto fra quelle che sono le, eh, le giuste, necessarie regolamentazioni che servono a dare un, un indirizzo eh, e quelli che poi devono essere dei piani eh, strutturali che vanno oh, messi ehm, a terra. E che devono rendere eh, possibile poi il raggiungimento di quei target e, e di quelle regole stabilite, cioè, stabilite a livello politico. Proprio in una battuta, quello che si dice spesso: la sostenibilità ambientale è importantissima, non può esistere senza anche la sostenibilità economica. E Draghi lo dice abbastanza bene anche. Per quanto riguarda tutta la catena, materie prime, eh, infrastrutture di recarica, tutto, guarda, supply chain. Su questo la... penso che il report di Draghi sia stato molto più analizzare e creare tutti i bisogni che abbiamo nel mercato interno europeo per far comprendere che la competitività invece globale è qualcosa che deve essere bilanciata, no? stringere su dei perimetri stringenti quando poi perdi la competitività. Perché se le supply chain e la catena d'approvvigionamento ti fa andare verso l'Asia piuttosto che verso altre country e non sei competitivo e chi ne soffrirà di questa mancanza di visione sulla competitività saranno gli esseri umani perché parliamo di posti di lavoro. Sì, perché no, ma perché di perché qui non è che eh, c'è in ballo soltanto la sostenibilità ambientale, c'è in ballo anche la sostenibilità economica e sociale. sociale sì. eh, per cui, da, da questo punto di vista, insomma, Draghi, eh, questo è quello che eh, sollecita se non si eh, coglie anche l'opportunità diciamo, della, um, della transizione energetica in, in termini economici di rilancio della competitività dell'industria eh, automobilistica nella, nella fattispecie, ma insomma vengono citate anche altre, eh, altre industrie eh, di fatto l'Europa rispetto ad altri eh, diciamo ambiti europei che sono molto più supportati a livello istituzionale eh, e stanno andando ad una velocità sì. per eh, utilizzare la tua espressione molto più rapida come eh, la Cina e gli Stati Uniti il nostro continente? Sì, 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 è così. Ma intanto ti ringrazio Gabriella, io adesso vi faccio fare invece un volo pindarico che può sembrarvi pindarico ma di pindarico c'è ben poco perché i modelli di osservazione sono gli stessi e vorrei passare a Gianluca Cuzzolin, il direttore mobilità Lagunare. Gianluca, intanto benvenuto e, e grazie ah, del, del tuo tempo. Io volevo, volevo invece chiederti questo, intanto cambiamo contesto e cambiamo ecosistema, ci troviamo nel, nel mondo lagunare, nel mondo di Venezia, una città che accoglie, se ho studiato bene circa 34 milioni di turisti compresi di quelli giornalieri nel 2023, dati del 2023. Ora eh, l'accesso a Venezia a, a meno che non viene via chiaramente, chiaramente marittima eh, avviene per tutti tramite Piazza Roma e il famoso ponte di accesso a Venezia. E da lì Parte tutto ciò che è il mondo di Venezia e quello che noi abbiamo, chiunque di noi ha vissuto attraverso una rete di mobilità che io reputo straordinaria. Perché gestire questi flussi con alte e bassi è qualcosa. Tanto onore al merito, questo penso sia Grazie. il grande punto. Ci sono delle storie belle, intanto vorrei che raccontassi ecco, qual è il tuo ruolo e, e, e quali sono le grandi sfide. Mi è piaciuta molto la storia del cashless perché siete probabilmente il primo grande esempio virtuoso italiano a essere. Totalmente cashless 100%. te la parola, facci, facci andare a Venezia tutto con il tuo Grazie Grazie, complimenti perché, insomma, fanno sempre piacere. Infatti, ho detto ai miei colleghi: vado a Roma a prendere un po' di autostima perché ultimamente insomma, <ride> tra capo, assessori vari, insomma è tutto un, un bel attacco continuo. E io mi occupo di tutta la mobilità sia privata che pubblica in Laguna, gestita dall'amministrazione, per cui tutto il servizio di navigazione dai famosi classici conici vaporetti alle motonavi, navi traghetto, eh, linee lagunari, eh, dalla A alla Z, per cui dalla programmazione, gestione dei flussi e quant'altro, fino al just in time, minuto per minuto. Eh, oltre a questo, come accennavi tu, altre attività, per cui la mobilità privata, per cui gestiamo... Le vie di accesso dei gran turismo turistici, che sono praticamente i pullman turistici della navigazione, e poi un paio di, di darsene dove ricoveriamo le barche da lavoro da una parte e alcune barche dei residenti dall'altra. All'interno della gestione, anche del mio personale, c'è sicuramente tutta la parte anche di abilitazione. Eh, noi abbiamo fatto dei salti in avanti. Eh, importanti negli ultimi 12 mesi introducendo eh, la vendita dei titoli di viaggio anche con carta di credito e bancomat eh, per cui il famoso account based ticketing che tutti eh, amano raccontare ma molti non sanno neanche di preciso cosa sia eh, cioè la possibilità di avere poi offrire al cliente eh, la miglior tariffa possibile senza preoccuparsi unicamente Facendo un tap in, tap out del, della propria carta di credito. A conseguenza di questo, eh, su mia decisione, abbiamo dal primo di agosto eliminato qualunque tipo di vendita in contanti a bordo dei nostri mezzi e il personale di marineria vende solo cashless, per cui, anche nell'ottica di sostenibilità, azzeramento poi anche di tutta una parte di. Uh, titoli di viaggio cartacei, che, insomma, certo. così che non pare, ma appunto con 34 milioni di turisti è una bella, una bella sfida. E devo dire che, contrariamente alle più grigie previsioni, l'impatto che ha avuto sulla, sulla clientela è stato ottimo: nel senso che, vabbè. Ci piace giocare facile, nel senso che la, la maggior parte sono turisti. Certo. Eh, da, di là delle Alpi ci sono paesi dove le monetine non le vedono più da anni. Cioè io ho fatto un viaggio di lavoro a Stoccolma e c'era un accattone che aveva il numero di telefono, in il telefono, perché <ride> le monetine non ci ha più nessuno. E di conseguenza questi quando arrivavano da noi gli chiedevi... 80 euro per quattro biglietti giornalieri ti guardavano con due occhi così cioè, ma si può pagare con la carta gli abbiamo dato questo servizio e anche i residenti devo dire che cominciano ad avere un, un approccio molto più friendly con questo tipo di, di bigliettazione ci ha aiutato il covid perché insomma c'è stata una spinta soprattutto in alcune fasce di età nel senso che magari i giovani sono già molto Abituati ad avere la ricaricabile delle, dei genitori, quelli della mia generazione, alcuni amavano avere ancora il rotolino di soldi in mano. Intanto, devo dire che è stata una bella sfida e ci sta dando dei bei risultati. Perfetto, ti ringrazio intanto secondo me sono quegli esempi virtuosi insomma alla fine eh, vuoi non vuoi rappresenti no? l'altra parte l'altra della, della, de, de, riva del fiume eh? mettiamola, mettiamola in questo modo e significa infrastruttura tecnologica, significa investimenti significa project management fatto a un certo livello quindi eh, e onore al merito non l'ho detto così casualmente credo che alcuni esempi virtuosi invece vadano esportati no? vadano portati Portati fuori, soprattutto in, in alcune situazioni che sono a mio avviso aberranti, no? che troviamo invece in Italia che potrebbero, potrebbero essere. Sul tema, assia, ah, non me ne volere, ti ho lasciata per ultima, ma non, non per motivi particolari, ma perché in realtà eh, mi piacerebbe approfondire tanto il dialogo tra, tra pubblico e privato. Tu rappresenti Smarod Safety, un'azienda che lavora sulla sicurezza stradale principalmente, fate tanta ricerca e sviluppo internamente. Tanta tecnologia e tanta innovazione eh, per quello che è la sicurezza stradale, e voi sostanzialmente siete impegnati in quella che anche Gabriella definiva no, la parte infrastrutturale. Ovviamente, dal punto di vista di, di sicurezza, mi hai parlato di un tema che secondo me è bello affrontare perché il tema della smart mobility non può vivere senza il tema della smart road, quindi le strade intelligenti eh, per la prevenzione o per, eh, o per altro? Secondo me. Allora, innanzitutto, buon pomeriggio a tutti e grazie anche a Comunicazione Italiana per l'invito. Eh, io rappresento. Un'altra parte del, diciamo, di questo puzzle, mi occupo di infrastrutture stradali passiva, significa attenuatori d'urto, terminali di barriera e anche altri sistemi più tecnologici che sono in ottica smart quelli che vanno ad integrare delle strutture che solitamente sono presenti sulle nostre strade con eh, qualcosa di... Di tecnologicamente più, più avanzato, noi ci occupiamo tanto di prevenzione. Uh, il nostro payoff è soluzioni costruite per salvare vite, quindi tendenzialmente potremmo fare di tutto, di più. No? non è che andiamo a dire nel, diciamo, nel nostro payoff che cosa facciamo perché, perché quello è il nostro purpose. Noi crediamo che dobbiamo coinvolgere tutti gli stakeholders al fine di rappresentare l'importanza della sicurezza stradale passiva. Quindi noi cerchiamo di andare oltre il codice della strada che sicuramente mette una pietra miliare che è quella di attenzione quando guidiamo facciamolo con il giusto criterio quindi non corriamo rispettiamo i limiti non andiamo non guidiamo in stato di ebbrezza e quant'altro però cosa succede se sfortunatamente abbiamo dell'olio sulla strada e abbiamo un albero sul ciglio se noi andiamo contro quell'albero probabilmente se, se diciamo, la tetraplegia rappresenta il primo stadio fino alla morte. ecco Quindi noi ci occupiamo di studiare tutta una serie di dispositivi, lo facciamo tutti in casa, quindi questa è una cosa diciamo, che vorrei sottolineare perché è, è un prodotto 100% made in Italy ed è anche brevettato. E, e lo facciamo ovviamente con l'obiettivo di eh, disseminare queste buone prassi. Come lo facciamo? Prima mi sono segnata qualche appunto, parlavi di a due velocità. Anche i nostri interlocutori sono a due velocità. Abbiamo i gestori autostradali che sono virtuosi e quindi con loro è possibile um, fare anche dei percorsi di lungo periodo. Faccio un esempio: noi abbiamo un sistema, si chiama Geronimo, si. Pone dietro l'attenuatore quindi in caso di impatto è un palo con una telecamera a energia solare quindi impatto ambientale zero è sempre attivo, ma in caso di impatto registra, quindi memorizza i 15 secondi prima e i 15 secondi dopo. Che cosa significa? Allertare subito il gestore stradale. Attenzione certo. che è avvenuto un incidente! E quindi allertare eh, tutta la parte diciamo di ambulanza o polizia stradale che dovesse servire. E questo, ad esempio, Milano Serravalle lo fa con circa 20 Geronimo sul suo percorso, quindi è un esempio virtuoso. Se andiamo sui comuni invece, quindi ritorniamo no, un po' sulla tematica di cui abbiamo parlato anche prima, ehm, lì abbiamo una velocità decisamente più bassa, quindi abbiamo sicuramente dei comuni virtuosi, eh, abbiamo anche delle strade provinciali virtuose, eh, però tendenzialmente la media è, okay, è qualcosa che probabilmente nella scala va dietro rispetto alle altre priorità eh, però noi sappiamo e questo lo dico anche con riferimento no, alla regolamentazione di cui si parlava prima regolamentare non significa solo ok il mio prodotto deve essere certificato e quant'altro ma significa anche andare un po a capire quali sono le dinamiche degli altri attori che giocano la loro parte nella fattispecie noi abbiamo il reato in Italia di omicidio stradale che tutti quanti lo pensiamo ovviamente quando c'è un incidente e qualcuno ha ammazzato con la propria auto persona, ma è passibile di reato di omicidio stradale anche il comune che non ha posto in essere tutte quelle protezioni alla cosa comune. Quindi ecco, mi faceva piacere fare questo paragone di queste, uh, di queste, due, di queste due velocità. Quindi mh, spero di aver risposto anche alla tua, alla sì, tua domanda. Anzi. Mentre parlavamo nei giorni scorsi poi proprio sul tema della sicurezza eh, dell'incidentalità stradale e di quello che costa l'incidentalità stradale mi ha dato un numero che mi ha lasciato basito per mia non conoscenza, insomma faccio il sociologo il comunicatore, non ancora il tuttologo, ma sono 18 i miliardi che vengono spesi per la gestione dell'incidentalità stradale, della mortalità stradale. Questo è un dato con solo lesioni personali. Se noi andiamo a aggiungere anche. Mi dicevi pro capite. abbiamo 4 miliardi in più, quindi siamo a 22 milioni. Se noi invece andiamo a prendere il dato del solo costo sociale della vittima, purtroppo, si aggira intorno al milione e 8. Comprenderete che sarebbe decisamente meglio fare attività preventiva eh sì, certo. che non eh, riparativa. Certo, e lavorare sull'infrastruttura sulle smart, su smart road piuttosto che sulla parte di sensibilizzazione poi a seconda chiaramente delle, dei trasporti, grazie perché ci hai dato un punto di vista che secondo me è molto interessante perché poi alla fine i trasporti si muovono su delle vie che possono essere delle strade, dei binari piuttosto che delle tratte o delle rotte eh, e, e da questo punto di vista è, è fondamentale pensare al sistema della mobilità intelligente, della smart mobility a tutto tondo includendo non soltanto chi produce ma anche chi trasporta, chi gestisce e, e tutto il resto. Eh, ero fiducioso di avere più tempo, però siamo andati anche abbastanza bene. Volevo fare qualche altra domanda, ne farò sparse. Eh, ci sono delle storie che mi sono piaciute molto, Andrea voglio, voglio chiedere la tua attenzione eh, perché... È vero, abbiamo provato a toccare il tasso della doppia velocità, no? E quindi provare un po' a mettere spalle al muro il decisore pubblico, voi perché operate in un settore più privato, non tutti chiaramente, eh, ma è una questione di burocrazia, forse sì, forse no, è una questione di esseri umani? Cioè, alla fine qui anche il decisore pubblico sembra un'entità extraterrestre aliena, in realtà è fatto da esseri umani. È possibile mai che l'essere umano che incontro io nel privato sia smart e quello nel pubblico no, non posso crederci. C'è qualche limite che forse la struttura pubblica ha. Cioè, vuoi raccontarmi questa sì, storia sì, bellissima? Sì. Io ho avuto esperienze anche ad esempio in ATM, che è un'azienda controllata dal comune di Milano, quindi anche nel TPL durante Expo oltretutto. E, no, le eccellenze ci sono, pubblico e privato, le eccellenze ci sono dovunque. Il vero problema molte volte nel pubblico, innanzitutto. Eh, c'è a volte molta paura nel portare avanti delle azioni perché c'è il rischio poi di essere diciamo incriminati fra virgolette, o anche direttamente proprio perché uno si è dato da fare. Quindi, io noto spesso ne, nei miei settori di riferimento persone molto valide ma che hanno, fra fanno più attenzione a muoversi perché hanno questa limitazione fra virgolette del sistema anche della giustizia italiana e questo è sicuramente un punto importante. L'altra cosa che sto notando parlando anche con dirigenti al MIT, persone di un certo livello è che in realtà il pubblico fa sempre più fatica ad attrarre talenti perché? Perché tante persone se ne vanno verso il privato perché il pubblico paga ormai relativamente poco. Ve lo dice uno che è liberi considerato liberista eh, e, e, e quindi nel settore pubblico in realtà molto spesso adesso stiamo vedendo difficoltà a trattenere talenti barra ad attrarre talenti. Eh, tanto che molto spesso eh, nei processi, magari anche autorizzativi, manca anche il personale per poter andare avanti. No? E quindi e chiaramente questo è un altro fattore, secondo me, rilevante e poi forse c'è anche ti prego, prego, vai, vai. la risposta è anche nella prima frase che hai detto Esattamente, nel momento in cui uno deve magari con pochi incentivi economici avere delle responsabilità enormi esatto. valuta, anche valuta le esattamente. opportunità eh, esattamente, ci sono poche Aree di riserva che sono ad esempio le autorità. Io conosco bene l'autorità di regolazione certo. dei trasporti o la GCM, quello più concorrenza mercato. Lì sono pagati bene, sicuramente si occupano chiaramente di un settore diverso perché è regolazione. Probabilmente hanno anche responsabilità diverse nel senso di, di azione, nel senso fanno regolazione che può essere economica. E lì, ad esempio, invece riescono ad avere anche stipendi molto più elevati perché l'entry level pa viene pagato già bene per, gli, per, diciamo, per il per quanto riguarda l'Italia, se poi facciamo confronti internazionali non, non così tanto eh, però quello è una cosa interessante quindi tutti questi fattori me, sono alcuni dei fattori chiaramente poi. Beh, il tema dell'attrattività per i talenti è un tema che stiamo affrontando tutti noi che lavoriamo nel mondo del privato piuttosto nel pubblico è e mi è piaciuto il punto di vista da, da cui l'hai guardato, chiaramente l'entrata del talento ed economica, no? è economica è, è fondamentale questo che sia un giovane piuttosto che altro forse, In anche un periodo... di libertà, forse anche gradi di libertà almeno se penso sì, sì. io conosco il fondatore di Flix che è andati per il decennale da due anni fa se non mi ricordo male quello che era su monaco cioè lì vedi proprio un ambiente Flix come tante altre aziende perché qua abbiamo Flix abbiamo un ambiente molto dinamico molto libero cosa che nel pubblico molte volte mi è capitato di lavorare con aziende controllate dal mef controllate dal comune e via dicendo hai a volte non sempre dipende anche certo. Puoi avere le mani molto più legate, quindi tu ti senti meno libero nel poter agire, nel poter decidere, prendere determinate decisioni, e quindi può essere, eh, può essere un altro limite che magari i giovani. Eh, sì. possono soffrire. È pur vero che ecco, veniamo anche da un periodo politico in cui bisognava essere trasparenti di qualsiasi cosa perché sembrava che chiunque operasse nel pubblico fosse un delinquente. E, e questo qui un po' ha, ha, ha rovinato, da questo punto di vista. Ma in molte anche, anche aziende partecipate pubbliche hanno il, il tetto al salario, quindi sopra, sopra certi tetti non si può andare. Quindi immagino il super manager che è in sì. grado di fare la differenza, che a quel punto è una scelta che fai per vocazione, per legge legame con il territorio soprattutto, sì, cioè, cioè, ultima cosa velocissima, nel settore ferroviario merci conosco tanti amministratori delegati che, che anche nel privato esiste una normativa che se succede un qualunque incidente magari anche non per caso tuo, l'abbiamo visto in alcune indagini in alcune indagini, in alcuni, vai sul penale per uh, disastro ferroviario anche nel TPL sicuramente navigazione c'è il codice della navigazione eh, esatto, anche questo è sicuramente una, è tutto oltre penale, al tema salari eh, tema salari dei top certo. manager, anche quello, secondo me, eh, cioè, siamo a 240 mila per un, un, un amministratore delegato che gestisce un'azienda magari da un miliardo, due, tre miliardi di euro di fatturato o Anche di più, capite Beh, bene. Sì, ma per... poi avete fatto anche esempi di realtà eh, filo pubblico, comunque strutturali o infrastrutturali, vedi. Aeroporti di Roma, che negli ultimi dieci anni ha fatto un cambio eh, comple completo, totale, rappresentando forse l'Hub più importante d'Europa, come ha vinto eh, premi eh, su premi. Esatto, e quel management stelle. là, il Pio, fossi pubblico, lo andrei a, a prendere per capire qual è il eh, cambio sono, però, di bagasso ma Tra no? troncone che conosco bene, che l'amministratore delegato. È, è un signor, ha portato l'aeroporto adesso è un aeroporto cosiddetto 5 stelle, ricordiamo aeroporti 5 stelle ce ne sono 12 al mondo, solo in Monaco se non mi ricordo in Europa, abbiamo Singapore, Doha in giro per il mondo e il management ha agito sicuramente bene, però provate a, a pagare 200.000 euro un amministratore delegato che è eh, un'azienda da un miliardo di fatturi, no, certo. oltretutto con un buon certo. utile, oltretutto che fa un gran lavoro. Capite bene che eh, per mille motivi certo. fa, fa, adesso, non voglio parlare assolutamente ah. per lui, però comprenderei certo. che. Qualche, qualche, qualche domanda il qualche tema tempo. secondo me del capitale umano e dell'attrattività del pubblico un tema che secondo me merita un, un talk proprio a parte, mi fanno cenno da lontano, abbiamo gli ultimi 5-6 minuti eh, tocchiamo eh, l'aspetto della mobilità sono temi che chi vedi Renault sta, sta, su cui sta lavorando veramente da decenni eh, chi invece sta, sta provando a immaginare no, cosa, cosa ci sarà nel futuro diciamo che in questo momento sostenibilità città smart, mobilità smart io, io la chiamo smart thinking no? perché è proprio è, è cambio culturale iniziarla a pensare intelligente dalla propria casa, dai propri comportamenti fino ad arrivare a comportamenti più macro però so, Lucas ci raccontava in Star Wars che ci saremmo incontrati in delle riunioni con l'oleogrammi no? poi è arrivato Metaverso, è arrivata la realtà aumentata eh, l'XR eh, a volte Ecco, Michael J. Fox ci raccontava che le macchine avrebbero volato, probabilmente, nella sua, nella sua trilogia fantastica. Eh, voi state in un settore che inevitabilmente sta facendo oggi qualcosa perché prova a vedere qualcosa di domani. Vi chiedo una battuta veloce su quello che vedete domani, fra 10, 20, 30 anni, o dei vostri sogni che vi piacerebbe realizzare per il ruolo che ricoprite. Andrei in ordine partendo, partendo da te, Gianluca. Beh, allora, nel, ovviamente io sono un trasportista puro per cui il mio sogno è che veramente ci sia un cambio di visione completa e sia dato ampio spazio e ampia importanza al trasporto pubblico ma nel vero senso della parola, non come oggi che tutti si danno la bocca però non ci sono risorse, non ci sono investimenti e di conseguenza avere risorse per fare dei trasporti pubblici all'altezza molto moderni, molto innovativi abbiamo per fortuna ha avuto i finanziamenti PNRR per cui per esempio anche nel nostro campo in un altro, cioè non con le stesse fonti di finanziamenti andremo a investire molto sulla flotta e dare spazio secondo me anche a risorse nuove, molti giovani magari che potessero entrare e approcciarsi anche nel management di aziende come la nostra per portare energia, novità e magari sfruttare l'informatica, l'informatizzazione per avere veramente quello che per anni è andato di moda, cioè il MAS, cioè il Mobility as a Service, ma vero, cioè non solo di facciate, in modo tale che uno da casa all'ufficio per poi andare il pomeriggio in palestra abbia a disposizione tutto quello che ha un battito di dita, insomma. Grazie. Gabriella? Ma uh, io mi immagino una. una... Il ruolo del, dell'auto come un tassello di un ecosistema eh, energeticamente autonomo. Uh, questo sarà vero nelle auto uh, private con uh, la, la produzione diciamo, autonoma di energia rinnovabile, sarà vero in. Uh, Uh, ad esempio nelle comunità energetiche che già oggi si stanno diffondendo e che saranno sempre più diffuse a mio avviso quindi tutti noi diventeremo in qualche modo produttori di eh, eh, energia elettrica da fonti rinnovabili che consumeremo con i consumi di casa che consumeremo eh, per ricaricare la nostra auto ma la nostra auto l'accennava eh, prima anche il collega di, di Enel sarà capace grazie alla tecnologia B2G anche di restituire energia eh, alla casa e, e, e alla rete per andare a coprire picchi di, ehm, di, di consumi e noi stessi in qualche modo diventeremo eh, attori della stabilità della rete e diventeremo in qualche modo anche venditori di energia. Grazie, grazie mille. Faccio un salto triplo. Assia, cosa vedi nel futuro? Battuta finale. Allora, vedo ancora tanta strada da percorrere. Eh. Dal male. punto di vista del public affairs credo che siamo ancora lontani dal punto di vista ovviamente delle infrastrutture di sicurezza stradale passiva. Basti pensare che sulle nostre autostrade abbiamo degli attenuatori d'urto che sono testati per legge a 110 km/h, ma noi sappiamo che andiamo a 130. Quindi, questi, questo gap di 20 chi se lo prende? Okay. L'utente in caso ovviamente di impatto. Cosa mi auspico? E quindi la, diciamo la nota positiva è che almeno tutti noi possiamo fare la parte per raggiungere l'obiettivo del 2030 per azzerare i morti, quindi questo è un po' uh, per azzerare le vittime sulle nostre strade, quindi questo insomma è l'auspicio. Fantastico, Grazie. Guglielmo, a te il microfono. Eccoci, no. Mi piacerebbe vedere degli autobus volanti in realtà, però <ride> rimanendo più con i piedi per terra, ehm, auspico e in realtà mi immagino, un po' vedendo i trend di mobilità, in un prossimo futuro con un cambio di paradigma verso una mobilità sempre più condivisa, dove l'autobus eh, potrà giocare un ruolo ancora più fondamentale in quanto espressione di una mobilità su gomma, su strada, ma condivisa. Eh, chiaramente bisognerà fare i passi dovuti a livello di transizione ecologica, noi come Flixbus stiamo lavorando attivamente con più di 10 progetti pilota in tutto il mondo tra idrogeno elettrico e biocarburanti, eh, però sicuramente cambio di paradigma ma anche un, una riqualificazione a livello infrastrutturale perché... Per fare questo c'è bisogno di creare degli hub intermodali, citavo prima le autostazioni, un'interconnessione sempre più forte col trasporto pubblico locale perché bisogna dare una spinta città, al cittadino, ma non bisogna vietare, bisogna accompagnare e far sì che il cittadino scelga l'autobus, la metro, il tram piuttosto che il mezzo di proprietà eh, che poi qua potrei das stare va. a parlarne per ore però mi limito a di dire eh, certo. grazie, grazie mille Guglielmo Andrea, eh, andiamo in chiusura con te oh, teletrasporto, eh, cosa, no, cosa vedi? Eh, al di fuori del TP e del, del, del trasporto pubblico con un ruolo sempre più importante per quanto riguarda la mobilità individuale pensiamo a tutto quello che è la rivoluzione dell'autonomous dell'autonomous car, cosiddetta autonomous car quindi Facendo una provocazione io parlo di robotaxi, eh, perché io mi occupo molto di liberalizzazione del settore dei taxi che purtroppo come sappiamo è molto distante da essere, essere mai attuata qua in Italia, robotaxi come sapete esistono già ad esempio a San Francisco, a Phoenix, uh, Phoenix è un'area tre volte grande Milano e l'altra cosa sicuramente anche al 2050 probabilmente i droni inizieremo a vedere, chiaramente parliamo sempre di mercati di nicchie, eh? certo. eh, non parliamo di una metropolitana che trasporta mille persone insieme o auto che trasportano tanti passeggeri diciamo continuamente durante la giornata e quindi sicuramente quella e poi l'ottimizzazione dell'utilizzo del mezzo cioè noi sappiamo che l'auto rimane molto ferma eh, molto in strada che occupa spazio e tutto quanto noi dobbiamo cercare e qua diversi modelli di business stanno andando avanti anche delle case produttrici che diventano anche servitori di servizi per andare sempre di più a un utilizzo maggiore dell'auto eh, in maniera più, più efficiente in termini di tempo Fantastico, ti ringrazio tantissimo a tutti quanti voi perché ci avete dato una panoramica, però andate a toccare veramente tantissimi aspetti, un'ora è veramente poca. Eh, io penso che probabilmente il filo conduttore pensavo fosse l'integrazione, ma poi mentre parlavate... Eh, sono andato un po' più al cuore l'essere umano, come tutte le cose, anche in questa, quindi eh, vi ringrazio tanto. Io, da buon comunicatore, forse più da sociologo, vi chiedo di eh, servire a tempo per modificare. Sarà una, un cambiamento culturale. Vi chiedo per il ruolo che rappresentate: fate le cose per bene e fatele per gli altri. Questa è la cosa più bella di tutte. Grazie tante, grazie a tutti voi. E grazie a Comunicazione Italiana per, per questo ricco momento di contenuti. Buon pomeriggio a tutti.